Buon pomeriggio, edizione straordinaria del nostro giornale per le ultime notizie inerenti all'emergenza coronavirus. Partiamo dai dati che riguardano la Puglia: sono 394 i casi registrati per l'infezione, ripartiti in questa maniera: 18 casi in provincia di Foggia, 35 in quella di Bari, 14 nella provincia Abate e per la prima volta nessun caso nelle province di Brindisi e Taranto, mentre Fanalino di Coda e Lecce con 7 casi. Per quanto riguarda la provincia di Foggia, 3 casi sono stati accertati a Cerignola nel Basso Tavoliere e tra l'altro ci sono polemiche nei confronti della commissione prefettizia del comune Ovaddino che con una delibera che ha fatto discutere aveva disposto l'apertura dei mercati settimanali per la giornata di oggi e per quella di venerdì. Ma coloro che appunto si dedicano a questa attività hanno deciso di non starci e di non aprire assolutamente nelle zone indicate. Il servizio. Deve consegnarlo alle Confermati 3 casi di autorità di consegna. coronavirus nella città di Cerignola Questo prevede il dell'Ofanto. La contratto che notizia noi è abbiamo stata fatto fornita da noi uno dei commissari all'Ufficio prefettizi al comune, un Umberto Controllo, Postiglione, e in una che si sia conferenza a stampa. Tra fronte l'altro, secondo le indicazioni arrivate dall'ASL Foggia, diciamo, 24 persone della appartenenti al nucleo familiare del posizione e primo contagiato sono state messe in quarantena. dell'indice Stessa del cosa per il fuoco nucleo familiare del secondo, hanno mentre in queste ore fatto è stata capire avviata nel la corso fase di di ricostruzione dei incontro con contatti i servizi di parentali per il vigilanza terzo che contagiato. La avrebbero Commissione fatto dei prefettizia, con una decisione sopralluoghi che ha suscitato molte polemiche verificare nella nel giornata di ieri, caso, ha deciso di avrebbero dovuto aprire i mercati soffrire e settimanali avrebbero anche per la giornata di fatto le mercoledì conseguenze 18 vigilando e per quella di venerdì delle prossimo. Ma i commercianti responsabilità ambulanti, dell'imprenditore sia alle Fornaci che nelle altre allocazioni previste, hanno deciso di non valutando il modello aprire le della bancarelle. comunità. Un gesto A di questo punto si solidarietà, ma consente soprattutto a di chi per grande responsabilità responsabilità in un momento desidera drammatico come parla questo, lì cercando comunque di non e violare le regole governative ovviamente del dei governo Conte. proprietari L'invito di restare a di casa cosa vale riguarda in anche casa nel mia, settore quindi ortofrutticolo. non so per Mimmo quale Siena, motivo Speciale News, Web questa 24. Sul lato economico, invece, per quanto concerne le borse, Piazza Affari a Milano contiene il calo all'1,2%, ma per quanto riguarda le altre principali borse europee si profila una giornata ad alta tensione. Per ora Francoforte, Londra e Parigi hanno un meno 5%. Per quanto riguarda i prezzi del petrolio sono in caduta libera. Il greggio segnala un ribasso del 4,2%, mentre il Brent è scivolato fino a 20 dollari al barile. Non è escluso che dopo il 3 aprile ci possano essere nuove misure per fronteggiare l'emergenza, lo ha detto la ministra dei trasporti Paola De Micheli, valuteremo sulla base dei numeri. Intanto è scattato da oggi il decreto Cura Italia del governo Conte che è stato firmato nella notte dal presidente della Repubblica Mattarella. Sostanzialmente si va in tutta la condizione di toccare tutti i settori della vita sociale e comunque bisognerà fare i conti con una emergenza che sino a qualche mese fa sembrava impensabile. E intanto continua l'opera di mobilitazione di diverse star del mondo dello spettacolo, dello sport e della musica che ripetono all'unisono di restare a casa il più possibile. Sentiamo. Amici cari del Gargano, amici ovviamente di tutta la Puglia, ma insomma in particolare al Gargano a cui sono molto affezionato, anche dopo i bellissimi concerti fatti a dicembre, lì speriamo insomma di tornare presto. Come vedete sto rispettando le indicazioni dateci sullo stare a casa, io sto a casa, fatelo anche voi e torneremo prima possibile a fare tutto quello che facevamo prima. Per esempio a cantare, noi speriamo di rivederci presto. Ciao amici, andrà tutto bene. Ciao amici, è un momento difficile per il nostro paese, è un paese che è letteralmente bloccato a casa e lo sport paralizzato, ma sono sicuro che ce la faremo a uscire da questo periodo buio. L'Italia ha sempre superato le grandi emergenze e anche questa volta andrà tutto bene, dobbiamo avere fiducia. Vi mando un abbraccio virtuale a tutta la provincia di Foggia e Gargano, che anche quest'anno ci sarà la tappa del Giro d'Italia a Vieste. Dico anche forse perché
la situazione attuale, non abbiamo ancora una programmazione, non sappiamo ancora quello che ci riserverà il seguito di questo problema. Però io sono sicuro che ce la faremo, che andrà tutto bene e vi mando un grande abbraccio e un saluto, sperando di vederci presto in quelle zone che per me sono nel mio cuore e sono magnifiche. Ciao. Da sempre Tony Sant'Agata viene definito portatore sano di buon umore. E mo come la mettiamo? Ragazzi, dobbiamo stare tranquilli. Il primo devo essere io e devo dare tranquillità a tutti voi. Noi abbiamo dentro una forza. Una forza che ci viene dalle nostre tradizioni, che ci viene dalla nostra storia. Noi dobbiamo tranquillizzare i nostri figli, i nostri nipoti e dire che ce la faremo ragazzi. E appena finisce tutto questo, voglio, amma, fai una festa, dobbiamo fare una festa, ma una festa talmente grande da farci ascoltare in tutto il mondo. Vorrei coprire la tua bocca di baci, di baci, di baci. Ciao! Ed è tutto per questa edizione straordinaria di Speciale News Web 24. Come sempre, le notizie e i nostri telegiornali li ritroverete sulle nostre pagine Facebook, Twitter e sul nostro canale YouTube. Prossima edizione del nostro telegiornale, come sempre, questa sera alle 19. Grazie per l'ascolto e a più tardi. Amici, ciao a tutti da Amadeus. Ovviamente tutti noi abbiamo la massima attenzione a qualsiasi notizia che riguardi il coronavirus. Allora è fondamentale osservare insieme alcune semplicissime regole, come quello di lavarsi le mani spesso, non toccarsi mai gli occhi, naso e bocca con le mani. E se dobbiamo starnutire e non abbiamo un fazzoletto monouso, facciamolo sulla piega del gomito. E altre regole molto semplici che trovate sul sito del Ministero della Salute. Aiutiamoci l'un con l'altro. Insieme ce la facciamo!